Enrico Zanetti, vice ministro dell'Economia e Finanze, sta girando il nord-est macinando serate per convincere artigiani, imprenditori e professionisti che la strada intrapresa dal governo in tema di riduzione delle tasse è quella giusta. A Mestrino, alle porte di Padova, ha parlato ad una platea attenta, soprattutto a capire se all'orizzonte si profilerà qualche riduzione per le imprese. Una politica da perseguire necessariamente a piccoli passi, spiega Zanetti. Ha parlato a una platea di imprenditori che vivono tutti i giorni la sofferenza sulla loro pelle, che faticano a vedere queste variazioni che alla fine si traducono purtroppo in zero virgola. Sono degli zero virgola che però sono molto più incisivi di quel che non sembra. Le nostre imprese, soprattutto quelle con una buona forza lavoro, sentono i vantaggi derivanti dalla riduzione dell'IRAP impostata nel 2015 e l'anno prossimo vedranno ridurre l'aliquota dell'IRS dal 27,5 al 24%. Sommate insieme queste due misure determineranno oltre 10 miliardi di tasse in meno sui conti economici delle imprese italiane, non è poco. Senta, lei ha preso posizione anche nei confronti delle banche, che sono sempre un tema caldo da queste parti. Si annunciano dei licenziamenti lineari. Lei ha detto non facciamo, che non è d'accordo sostanzialmente. No, noi sicuramente sosterremo i processi di riorganizzazione del settore bancario perché si svolgano nel modo più ordinato e disciplinato possibile, avendo naturalmente molto a cuore anche la tutela dei livelli occupazionali, ma non si può fingere di non vedere che stiamo andando verso un mondo di concentrazioni bancarie e di progressivo trasferimento di molti servizi sull'online. Poco fa la direzione del PD ha dato un segnale attraverso Renzi dicendo un'apertura nuova nei confronti della modifica dell'Italicum. Questo rasserena un po' il governo? Noi come Scelta Civica e ALA siamo sempre stati a favore di una modifica dell'Italicum, nel senso innanzitutto di un premio di maggioranza alla coalizione. Ben vengano quindi queste aperture, fermo restando che a differenza di altri non usiamo questo tema strumentalmente sul referendum, perché sul referendum costituzionale a prescindere noi siamo per un sì convinto. Quali sono gli argomenti invece a favore dell'impresa, visto che Salvini prima ha disertato un incontro dicendo che gli industriali sono tutti con voi sul referendum? Io credo che con noi più che gli industriali siano tutti coloro i quali in questo paese lavorano, producono e soprattutto pensano che non sia tutto perduto. Chi invece vuole giocare al meno peggio parte dal presupposto che mandare a casa il governo sia un premio di consolazione. Giusto, legittimo, ma lo faccia alle elezioni. Sul referendum invece è proprio il caso di cogliere l'occasione per ammodernare il nostro paese.